Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere come pirografare il legno. Sigla! In questo video andremo a vedere come si usa il pirografo economico, tra l'altro, in un pezzo ovviamente di legno. In questo caso è anche un video collaborazione con Sara del canale Nozzeggiando con Sara, il quale trovate sotto nell'info box, che abbiamo appunto fatto questa collaborazione. Io ho fatto questo cuoricino e lei ha fatto qualcosa dove andrà a mettere questo cuoricino. Quindi spostiamoci immediatamente sul piano da lavoro per vedere come si fa. Quindi tutto ciò che ci occorre è un pezzo di legno, il cuoricino, della carta vetrata, degli acquerelli, il pirografo e anche l'ago da traforo. Innanzitutto prendo il cuoricino e lo vado a riportare sul mio legno. Poi con l'ago da traforo vado a tagliarlo. Ed ecco qui il cuoricino finito. Prendo della carta vetrata e lo vado a carteggiare. Fatto questo, preparo il mio colore, che sarà un po' tendente al rosa applicato sul legno, comunque mischiando un rosso e un arancione, proprio come vedete qua nel video. Fatto questo, ora vado a colorare il mio cuoricino, proprio in questo modo. Ora lo lascio asciugare. Nel frattempo attacco il mio pirografo all'elettrico per poi poterlo utilizzare. Ecco qui, il nostro pirografo e il cuoricino sono pronti, quindi inizio con il fare dei puntini tutti attorno il cuoricino, proprio in questo modo. Ovviamente bisogna stare molto attenti perché il pirografo è caldo, quindi c'è il rischio che ci possiamo ustionare. Ora prendo la matita e vado a disegnare comunque le iniziali. Quindi con il pirografo, anche se questo qui ha un'impugnatura un po' scomoda, vado a bruciare, come vedete, i contorni, proprio così. Ed ecco qui il risultato finale, spero che vi piaccia, quindi spostiamoci di là. Quindi spero che questa video collaborazione vi sia piaciuto, ovviamente passate sul canale di Sara per vedere quello che ha combinato lei con questo cuoricino. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace, condividere, commentare, mi potete trovare su tutti i social che trovate sotto nell'info box. Quindi ciao e alla prossima!